Cosa? Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Undertale. Sono alle cascate mistiche. Mi ero fermato qui proprio l'altra volta perché, beh, avevo raggiunto insomma un tempo considerevole di registrazione e ho detto meglio fermarsi e magari continuare la prossima volta perché la prossima volta potrebbe esserci lo scontro con Undyne, il vero scontro con Undyne. Quindi, senza perdere tempo, andiamo avanti. Inoltre, c'è apparso Flowey davanti, o meglio, è apparso per mezzo secondo mentre tornavo sopra e poi è scomparso. Non so di preciso cosa voglia indicare, ma stava lì. Ad ogni modo, devo esplorare per bene questo posticino per non lasciare nessun segreto. E ci sono i mostri, ovviamente. Ok. Qui, per nascondersi? Non capisco a cosa possa servire? Ah, ma effettivamente era bloccato. Sono un paio di scarpe da ballerina, le prendi? Prendiamole. Magari devo metterle? Ah, niente, è un'arma, ma non uso armi visto che non è una Genocide, ma ok. Abbiamo comunque trovate. Scendiamo. Ah. Sì, devo andare per forza di qua. Ahi. Bene, bene, bene. Un altro fiore diverso era quello. Questo che dice? Vediamo un po'. Non dire così, andiamo, ti prometto che non riderò. Vabbè, a sapere cosa, però, amico mio. Non è che so veggente. Ah, devo salire qui ora. Oh, attenzione. Il potere di prendere le loro anime. Questo è il potere di cui gli umani avevano paura. Ah. Wow, che cavolo! Si è fermato? Ok. Allora, amo, emergono. Emergono perché devono emergere. Ma che carina! Ma chi è? O carino, comunque. È un... Ehi, laggiù! Ho visto che stavi qua! Io sono Onion-san! Onion-san, capito? Ok, io vado allora, eh. Sei a cascate, eh? È molto bello qui, eh? Ti sto piacendo, eh? Sì, anche a me. È il mio posto super preferito. Io, anche se l'acqua qui sta diventando così bassa, mi tocca stare a sedere tutto il tempo, ma... Ehi, va bene così! Sempre meglio che trasferirsi in città e vivere in un acquario affollatissimo. Come è successo a tutti i miei amici. Onion-san, io sei un personaggio carino, ma... E l'acquario è strapieno comunque, perciò anche se io volessi, io... Ma va bene così, capito? Andai e risolverà tutto quanto, capito? Me ne andrò da questo posto e vivrò nell'oceano, capito? Ehi, senti, qui la stanza finisce. Ci vediamo in giro, stammi bene. A cascate! Allora, ciao, eh. Va bene. Quindi loro vedono Undyne come... Dicevo, loro vedono Undyne come un'eroina. La stanza a nord nasconde un grande tesoro? Andiamo alla stanza a nord, allora. Oh. Ok, aspetta, aspetta, fammi leggere il messaggio. Una musica orecchiabile riecheggia dal corridoio. Non vuoi accompagnarla? Bastano solo le prime 8. C'è un pianoforte qui, lo suoni? Sì? Ah, ok. Mi dice che c'è una musica orecchiabile dal corridoio, ma non capisco qual è. Questo potere non ha eguali. Certamente un umano non può acquisire l'anima di un mostro. Quando un mostro muore, la sua anima scompare. E servirebbe un potere enorme per prendere l'anima di un mostro vivente. Allora, l'altra volta ci hanno detto che le anime dei mostri valgono per 100 di quelle umane, mi pare, una cosa del genere, forse anche di più. Quindi, però, per prendere l'anima di un mostro servirebbe comunque un potere enorme. Vi è solo un'eccezione. L'anima di una specie particolare di mostro chiamata mostro boss. L'anima di un mostro boss è sufficientemente forte per persistere dopo la morte. Anche se solo per qualche istante.
Un umano potrebbe assorbire quest'anima, ma ciò non è mai successo. E adesso non accadrà mai. Allora, non ho idea di quale sia la melodia. Oh. Quindi magari ci tornerò in un secondo momento. È una statua. Le strutture alla sua base sembrano asciutte. Che sia. Ok, è una statua, quindi non è una specie di armatura di involucro. Cosa rappresenta però? Un'anima di un boss sconfitto? Nient'altro di. Nessun'altra informazione. Chissà. Prego, prendi. Ah! Prendi un ombrello? Sì. Ok. Ok, questa è semplicemente una cascata. Mettiamolo qui. Metti l'ombrello sulla statua? Sì. Eccola! Dentro la statua un carillon inizia a suonare. Quindi quella è la musica che devo suonare. Ma ricordasti qual è? Eccola! Let's go! Let's go! Let's go! Non è che ci sia voluto molto. No, proprio no. È un artefatto leggendario. Lo prendi? E prendiamolo. Stai trasportando troppi cani. Scusami. Oh! Cane fastidioso. Cosa? Ma chi? Ma ha detto a terra il cane. Ma chi lo vuole il cane? Il cane assorbe l'artefatto. Ma. E ora? Beh, grazie di niente allora. Mille, mille grazie. Vabbè, la musica continua e non si ferma, ok. Prendine uno, ne prendo un altro, dai. Ok, andiamo. Wow. Ah, c'è il riflesso. Altro che RTX. Bastava Undertale. Ah, ma c'è Piccoletto. Io ho preso un ombrello, forte. Andiamo. Ma dove? Eccomi, amichetto, stammi vicino che se no ti perdi. Amichetto mio, che mi racconti di bello? Visto qua l'RTX? Caspita, Undyne è così, Ganza. Prende a botte i cattivi e non perde mai. Se fossi un essere umano me la farei addosso ogni giorno, sapendo che vorrebbe farmi a pezzi. Quindi lei vuole fare a pezzi gli esseri umani. Che bello. Chissà. Sì, aspetta. Dicevo, se non avessi preso l'ombrello sarebbe lo stesso venuto con me? E insomma, una volta avevamo un progetto scolastico in cui dovevamo prenderci cura di un fiore. Il re, dovevamo chiamarlo signor Dreamur. Si è offerto di donare i suoi fiori. Finì col venire a scuola per insegnare alla classe della roba sulla responsabilità. Ciò mi ha fatto venire in mente. Yo, quanto sarebbe fico se Undyne venisse a scuola? Potrebbe picchiare tutti gli insegnanti. Amico, questa Undyne è un po' rissosa. Ah, forse non picchierebbe gli insegnanti. Lei è troppo ganza per fare del male a un innocente. Già. Oh. Ah, ok. Quindi quello è il castello di. Del re Dream. Cosa fai? Del re Dreamur? Ok, proseguiamo. Perché mi sei passato davanti? Solo per vedere il castello? Ma andiamo direttamente al castello, cioè voglio dire. Ah, qua ce n'è un altro. No, tieni, tieni. Non si sa mai. Ah? Yo, questa sporgenza è troppo ripida! Io vuoi vedere Undyne, giusto? Mettivi all'ombrello e sali sulle mie spalle. Ma ok, dobbiamo per forza restituirlo allora, dai. Ok, salgo sulle tue spalle, eh. Oh! Yo, tu vai avanti! Non preoccuparti per me, trovo sempre un modo per passare. E anche per cadere a terra, a quanto pare.
Quindi devo andare senza ombrello. Oh, salvello, vai. Il suono del carillon mi riempie di determinazione. Gli umani, timorosi del nostro potere, ci dichiararono guerra. Hanno attaccato all'improvviso e senza alcuna pietà. Lo so. Beh, non è che ti vengono a dare una missiva per dire, oh, mo veniamo ad attaccarvi. Alla fine poteva essere a malapena chiamata guerra. Uniti, gli umani erano troppo potenti e noi mostri troppo deboli. Non fu presa una singola anima e un gran numero di mostri fu tramutato in polvere. Cioè, brutta storia, eh. Aia. Riecco che mo torna Undyne. Oi. Ce l'ha con me proprio, eh? Mannaggia, Undyne, ma che ti ho fatto di male? Neanche ti conosco. Prima dovremmo uscire a cena, no? Cioè, per capire. Ah, non mi prendi, eh? Non ce la fai? Questa strada è sbagliata, vero? È certo che è sbagliata. Poteva essere giusta? Wow! C'eri quasi, dai, riprovaci. Sì, ma dove devo andare, signora Undyne? Ma sbaglio o sono più veloci? È la fresca insalata del contadino! Eh no, dai, no, non mi aveva preso in realtà. Era tutto un barbatrucco. Mannaggia! È più veloce! Non è uno scherzo, è più veloce per davvero! Eh sì, allora. No, dai. Ah! Scappato! Forse. Non ancora del tutto, eh? Ah, ci hai provato, ma non ci sei riuscita. Oh. Questo non va bene? Dovevo arrivare alla fine? Sembrava che il rumore provenisse da qua giù. Oh, hai fatto una bella caduta, sembra. Va tutto bene? Ecco, alzati. Link, eh? È un bel nome. Io mi chiamo... buonanotte. Buongiorno. Oh! È acqua? Ok. Ma cos'è? Mucchi di spazzatura, ci sono alcune marche che riconosci, addirittura? Coca-Cola? Che marche? Wow, un bel volo! Ogni tanto un pezzo di spazzatura viene portato e cade nell'abisso senza fondo di sotto. Vedere questo ciclo infinito di inutile robaccia ti riempie di determinazione. Ok, vado un attimino avanti perché, beh, non è che abbia fatto poi molto alla fin fine. Una bici. Il suo clacson emette un gemito di disperazione. Era il clacson? Un computer malconcio, l'interno è vuoto. E beh, ti rivendi il rame, no?
È un congelatore, non ha una marca e non mostra segni di usura. Dentro ci sono un paio di barrette di cibo spaziale congelate, ne prendi una? Beh, potrei prendere anche l'altra, eh. Sì, ok, e se ce n'è anche un'altra? No, ok, vuoto. Ah, ci ho già provato. È la custodia del DVD di un anime. Dei disperati segni di artigli ricoprono i bordi. È un dummy! Sembra normalissimo un manichino d'addestramento. Vuoi prenderlo a botte? No. Fissate negli occhi per qualche istante. Ma veramente lo stavo guardando di spalle, ma. Cosa? Wow! Ah ah ah! Troppa paura per combattermi, eh? Io sono un fantasma che vive dentro un pupazzo. Anche mio cugino vive dentro un pupazzo, finché non arrivasti tu. Quando ci hai parlato, pensavo volessi farti una chiacchierata, ma le cose che hai detto, orribili, spaventose, inconcepibili, l'hanno spaventato via dal suo manichino. Umano, spaventerò la tua anima fuori dal tuo corpo. Pupazzo blocca la strada, pupazzo. Agisci, parla. Parli a pupazzo. Pare che non gli vada di chiacchierare. Nessuno ne sembra felice. Folle, 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 folle! Uoi! Ma dovesse la. Eh sì, vabbè, amico mio. Anche di meno, eh. Ah, deve farsi male da solo. Ah, brutti idioti! Attenzione a dove mirate i vostri attacchi magici! Ehi, tu! Fa finta che non abbia detto niente riguardo la magia. Parliamo a pupazzo. Ok, non gli vada di chiacchierare. Va bene, ti sconfiggerò e ti prenderò qualcosa che non ho letto perché non sono bravo. Ok. Scruta in uno specchio, poi si gira verso di te con la stessa espressione. Non gli va di chiacchierare, va bene, nessuno ne sembra felice. Userò la tua anima per passare la barriera! Ah, è questo il tuo scopo, eh? Ho capito. Sì, però se prendo danno non va bene, eh. Pupazzo sta comandando a bacchette i suoi proiettili. Starò nella vetrina di un negozio elegante! Ok. Provo ancora a risparmiarlo. Tutto ciò che voglio sarà mio! Devo portarli là gli attacchi. Sta facendo cadere del cotone su tutta la finestra di dialogo. Cosa? Ok, non vuole chiacchierare proprio, eh. Zero. Ok. Ah, questi mura cascano? Ah, non ce l'ha fatta. Va bene. Vabbè, mo non è che proprio voglio, però. Devo stare attento, eh. Devo stare molto attento. Vabbè, 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 vabbè. Però mi faccio male anch'io. Ok. Ho mangiato la crostata. Avevo pochi PS. Non volevo perdere. Preso. Folle, folle, folle. Freezer, sei un folle. Che male. Debole, debole, debole. Ah, sei debole, bene. Questa notizia mi riempie di determinazione, allora. Ho capito che sei debole. Ne sono soddisfatto, scusami, eh. Ehi, ragazzi! Stupidi, stupidi, stupidi! Ricordate quando vi ho detto di non sparare verso di me? Beh, falliti, siete licenziati, vi rimpiazzo tutti quanti! Adesso assisterai al mio vero potere. Affidarsi a gente che non fa schifo. La stanza si riempie di ronzii meccanici. Oi oi. Pupazzi, robot, dardo magico. Ok, dai, dai, dai che ce la facciamo. Provate ancora. Ma che capperi.
Impossibile. Questi qua sono anche peggio di quegli altri. Chi se ne importa? Chi se ne importa? Chi se ne importa? Non mi servono degli amici! Ho dei coltelli! Oh. Finito i coltelli. Ma non importa! Non puoi ferire me, io non posso ferire te! Rimarrai a combattermi per sempre. Per sempre. Per sempre! Che cavolo è questa? Pioggia acida? Oh, al diavolo me ne vado! Come... che suono era? Oi oi. Oh, oh! Oh, fantasma! Scusa, vi ho interrotti, non è vero? Non appena sono arrivato il tuo amico se n'è andato. Oh no, sembrava che vi stesse divertendo. Oh no, volevo solo fare un saluto. Oh no! Grazie. Beh, adesso me ne andrò a casa. Oh, se ti voglio accompagnarmi fai pure, ma nessun obbligo. Capisco se hai degli impegni. Va bene, nessun problema. Era solo un'offerta. Aspettami, fantasmino. Ehi, casa mia è quassù, in caso volessi vederla. O nel caso tu non voglia. Oh, che bello che è stato. Fantasmino, best amico di questo gioco per il momento. Ti voglio tanto bene. Ad ogni modo, lotta contro il manichino effettuata. Ad ogni modo, per questo video è tutto, amici. Vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye.